Le proprietà del campo elettrico indotto, per esempio quello che abbiamo visto poco fa, che si genera qua nello spazio vuoto tra le espansioni polari di questo elettromagnete, sono espresse dalla legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz, che è rappresentata da questa formula. Il concetto principale è che un flusso magnetico variabile, questo, genera come effetto un campo elettrico indotto dalle linee chiuse e circolari, questo campo elettrico indotto. Il secondo membro di questa formula rappresenta la causa, cioè la variazione rispetto al tempo del flusso magnetico del campo B attraverso una superficie di contorno L. Riprendiamo l'esempio di prima per vedere qual è la superficie di contorno L. È questa, è l'area di questo cerchio. Il contorno L è questa linea immaginaria che è la circonferenza che abbiamo immaginato di ritagliare nello spazio. Questa rapidità di variazione del flusso magnetico è la causa scatenante l'induzione elettromagnetica, cioè la causa scatenante la nascita di un campo elettrico indotto. Il primo membro della formula ci dice che questo campo elettrico indotto ha la proprietà di essere circolare, cioè rotazionale. Infatti, come abbiamo già visto in passato, questa espressione è la circuitazione del campo elettrico. Circuitazione lungo il percorso che abbiamo scelto, cioè la linea chiusa L. Ricordiamo che la circuitazione è l'integrale, cioè la somma in pratica, di tanti prodotti scalari che bisogna fare ogni volta tra il campo elettrico e quello che io chiamo il passettino lungo la linea. Per esempio, quando siamo in questo punto qua, facciamo un passettino lungo la linea che dobbiamo percorrere nel verso in cui abbiamo scelto di orientarla all'inizio, quindi la percorriamo in senso antiorario. Facciamo dunque un passettino DL e facciamo il prodotto scalare con il campo elettrico in quel punto. In questo esempio il passettino e il campo elettrico sono rivolti dalla stessa parte, verso destra, sono perfettamente allineati. E questo vale per tutti gli altri punti della linea, per esempio in questo punto il passettino e il campo elettrico sono perfettamente allineati e lo stesso in tutti gli altri punti. Quindi questi sono tutti prodotti scalari positivi. Questi prodotti scalari, quindi, quando vengono sommati daranno un contributo che non è zero. E dunque questa circuitazione del campo elettrico, che non è zero, sta a indicare che il campo elettrico è rotazionale, cioè in pratica le sue linee sono chiuse, in questo caso particolare sono circolari e hanno un verso di percorrenza ben preciso, in questo caso antiorario. Il segno meno nella formula di Faraday-Neumann-Henry-Lenz rappresenta la legge di Lenz, cioè rappresenta il fatto che questo campo elettrico indotto nasce allo scopo di contrastare la variazione del flusso magnetico. Infatti, tornando all'esempio, il flusso magnetico era negativo. Quando aumenta la corrente elettrica nell'elettromagnete, il flusso magnetico diventa più negativo e quindi matematicamente è diminuito questo flusso. Per esempio passa dal valore meno 10, per il momento lasciamo perdere l'unità di misura del flusso magnetico, al valore meno 15. Quindi la variazione è stata negativa, è stata di meno 5. Perciò questa variazione è negativa, ma col segno meno ritorna positiva. E questo significa che la circuitazione del campo elettrico indotto verrà positiva. Infatti, questo campo elettrico indotto è orientato nel verso antiorario, che è il verso convenzionalmente scelto per la linea chiusa L. Per capire meglio il ruolo di questo segno meno, facciamo l'altro caso in cui la corrente I0 nell'elettromagnete, invece di aumentare come prima, invece diminuisca. Allora il campo B perde di intensità e il flusso magnetico attraverso questa linea L immaginaria diventa meno intenso, per esempio da meno 10 passa a meno 7. Allora la variazione di flusso magnetico è positiva, perché da meno 10 a meno 7 è una variazione di più 3. Quindi questa derivata ha segno positivo, ma con il segno meno davanti il secondo membro diventa negativo. E questo significa che la circuitazione del campo elettrico indotto deve essere negativa. Cioè significa che il campo elettrico indotto stavolta è orientato al contrario rispetto al verso convenzionale che abbiamo scelto per la linea L. Cioè il verso convenzionale scelto era antiorario,
ma stavolta il campo elettrico gira in senso orario. E questo è giusto per la legge di Lenz, perché siccome le linee del campo B stanno diminuendo, allora il campo elettrico nasce nel verso giusto affinché, se qui ci fosse una spira metallica, spingerebbe le cariche elettriche positive in senso orario, producendo quindi una corrente in senso orario, corrente indotta, che genera a sua volta un campo B indotto dalle linee rivolte in basso. Cioè, in conclusione, il campo elettrico nasce in senso orario perché così va a rafforzare quel flusso magnetico che sta diminuendo per colpa della corrente che cala nell'elettromagnete. Se non ci fosse questo segno meno, nella formula il campo elettrico indotto avrebbe il verso sbagliato. In conclusione, la legge di Faraday-Neumann-Henry Lenz collega la rapidità di variazione del flusso magnetico, che possiamo scrivere anche così, derivata rispetto al tempo del flusso magnetico, o più brevemente φ punto, all'effetto che produce, che è la nascita di un campo elettrico indotto circolare e nel verso giusto da opporsi, e questo è il senso del segno meno, a quella variazione di flusso magnetico.